Vi parlo dallo spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi nel Palazzo del Pegaso in Via De Pucci a Firenze, dove dal 5 al 15 aprile è in corso una mostra dal titolo Gli affreschi perduti del Pontormo, ovvero i due cantieri di San Lorenzo. L'artista che ci regala questa maestosa mostra è Alessandro Vannini, la curatrice è Rosanna Ossola. La mostra è stata presentata pochi minuti fa alla stampa dal vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Casucci e ovviamente dalla curatrice e dall'artista. A seguire si è tenuta una conferenza stampa di presentazione alla quale hanno partecipato lo storico delle regioni, il professor Silvio Calzolari, e il giornalista e scrittore Giovanni Pallanti. Da tutti loro abbiamo raccolto delle interviste che la regia ora proporrà ai nostri telespettatori, con l'invito di venire a visitare la mostra, che sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, nel pomeriggio dalle 15 alle 19, il sabato apertura solo antimeridiana dalle 10 alle 13. Chi verrà a visitare la mostra troverà in distribuzione il catalogo edito, in distribuzione gratuita ovviamente, edito dalle edizioni del Consiglio regionale della Toscana. È una mostra che viene da lontano, è tutta la vita che ho questa ossessione, esattamente dal 1956, quando il sottoscritto 17enne visitò la mostra di Palazzo Strozzi sul Pontormo e la prima maniera fiorentina. Da quel momento entrò una specie di virus dal quale non mi sono mai liberato. Qui presento una prima versione del 1971, che è quella I quattro evangelisti ascendono in giudizio, e il resto sono opere recenti degli ultimi 3-4 anni. In tutto questo frattempo io ho lavorato, ricostruito, distrutto, ricominciato, mai soddisfatto evidentemente dei risultati. La ricerca continua tuttora, anche se in questi ultimi tempi c'è stato uno scarto di binario, nel senso che anziché una ricerca filologica rigorosa sui testi, cioè sui disegni originali del Pontormo, mi permetto libere digressioni e fantasie assolutamente personali che mi guardo per ora dall'esporre. In seguito vedremo. Accanto a questi presunti reperti recuperati, e non sono recuperabili, ci sono come delle fotocronache dei due cantieri di San Lorenzo. Il primo del 1554, quando l'affresco cominciò, fino al 1556, quando la morte del Pontormo ne impedì la conclusione. Il secondo, 180 anni dopo, nel 1738, quando, per ragioni che è meglio non dire, l'affresco venne distrutto volontariamente per ragioni varie, fra cui anche il sospetto di eresia. Erano affreschi non conformi alle direttive del Concilio di Trento. La distruzione purtroppo è radicale, non è possibile recuperare niente, per cui il materiale che abbiamo sono 30 disegni originali del Pontormo, pochissimi dei quali esaustivi, molti sono degli schizzi importanti perché mostrano l'autore che fa germinare l'idea, quindi molto belli, molto straordinari, ma poco esaustivi perché dovevano essere diversi dalla versione finale sul muro. Io, basandomi su questo scarno materiale, ho tentato di immaginare come fossero questi affreschi. Mi sono avvalso del parere e dell'appoggio di personalità come Janet Cox Rerick, Carmen Bambach, Philippe Costamagna e altri ancora. Quindi non è tutta farina del mio sacco, mi sono servito di consigli da persone eminenti che conoscono questo argomento meglio di me. Oggi il Pontormo è conosciuto da tutti, ma vi assicuro con sicurezza che negli anni 50-60 non piaceva a nessuno. Ve lo posso dire, potrei citare nomi, non ne faccio, di insegnanti d'arte che torcevano il naso davanti a questo nome, una specie di emulo velleitario di Michelangelo, che è stato punito dal destino perché la sua opera è stata distrutta. Ancora una volta questo spazio espositivo che abbiamo così fortemente voluto tutti insieme si apre a una grande occasione. Per capire la necessità di quello che si sta facendo occorrerebbe ripartire dal passato e brevemente leggerò: in detto giorno andò in fumo la pittura di Jacopo da Pontormo, che era stimata una delle bellezze di Firenze.
con queste parole il diario del capitolo di San Lorenzo al 16 ottobre dell'anno 1738 registra la perdita di queste opere, che di fatto erano stato un tentativo di emulare la grandiosità e la complessità anche della Cappella Sistina nella città di Firenze. In quell'epoca non furono comprese, tant'è vero che dopo 180 anni, da quando vennero commissionate dal Duca Cosimo I, ci fu la distruzione. Ed ecco che è necessario invece ricordare anche questa pagina, una pagina che è stata scritta da uno degli artisti più inquieti, più bizzarri, ma anche più geniali, Jacopo da Pontormo. Noi siamo qui con l'esigenza di recuperare. L'affresco si fa, l'affresco si distrugge, l'affresco si recupera. E quindi per questa opera meritoria volta a recuperare il passato con l'esigenza anche di guardare all'oggi, noi come Ufficio di Presidenza non possiamo che dire un enorme grazie all'artista. Questa mostra è già stata presentata tempo addietro, la prima volta nel 2003 nella Basilica di San Lorenzo, nel Salone Donatello. Nasce dal, intanto, diciamo, il progetto, lo studio che il Vannini ha fatto su questo tema è di parecchi anni, decenni. E qui abbiamo anche la prima opera che lui realizzò nel 1971, quando cominciava a studiare l'argomento, perché ha sempre avuto questa passione, cercare di capire, ricostruire quello che poteva essere questo capolavoro fiorentino di cui non sono rimaste tracce. Io conosco Vannini e seguo il suo lavoro da molti anni e devo dire, in questa occasione sono veramente particolarmente orgogliosa del risultato di questa mostra. L'abbiamo ideata un po' in base allo spazio, bellissimo, e quindi le tre stanze le abbiamo adibite a tre momenti diversi. L'affresco si fa, e quindi abbiamo il Pontormo sul ponteggio che sta dipingendo, l'affresco si distrugge e l'affresco si recupera attraverso l'opera di Vannini, un grandissimo artista. È un artista storico, lui si occupa di storia e la sua bravura nel disegno, nel dipingere, cioè ci riporta a quello che è stata la storia della Toscana principalmente, perché i temi che lui ha trattato sono tanti, oltre a questo gli affreschi perduti del Pontormo e poi il Sacco di Prato, più diverse mostre anche su questo argomento, e la cattura del Savonarola, la battaglia in San Marco, cioè le varie battaglie, insomma è un artista che merita veramente grande considerazione. Il professor Silvio Calzolari, storico delle religioni, nel suo intervento, fra le altre cose, ha sottolineato l'importanza del Pontormo come grande innovatore. In cosa è stato e perché è stato un grande innovatore? Ma come io non sono uno storico dell'arte, ma uno storico delle religioni, però anche come storico delle religioni posso dire due cosine. Primo di tutto, spariscono dalle pitture del Pontormo i personaggi importanti del suo periodo, quindi papi, santi, madonne e così via, dal centro della raffigurazione. Spariscono completamente e le sue tele, le sue opere, i suoi affreschi sono corpi, figure sparse dappertutto, ai quattro angoli della tela, ai quattro angoli della parete, in un groviglio di corpi nudi. Questo sconvolse, perché non era la raffigurazione tipica dell'arte pittorica del periodo. Lo stesso Michelangelo nel suo Giudizio Universale non fa questo. Pontormo lo fa. È un caos. La figura del Pontormo è caotica. Questo sconvolse e fu definito un eccentrico. Poi, chiaramente, tante altre cose, ma questa per me è una delle caratteristiche più importanti. Insieme ai colori, che sono dei colori vivaci, dei colori forti, e che anche questi colpiscono molto l'immaginazione dell'osservatore della pittura. Thank you.
Giovanni Fallanti, scrittore e giornalista, nel suo intervento, tra le tantissime, i tantissimi spunti che ha offerto al pubblico, c'è stato anche quello di leggere questa mostra da un punto di vista archeologico, dal punto di vista dell'archeologia artistica ma anche dell'archeologia storica, perché venire a visitare questa mostra richiede, secondo me e anche secondo i suggerimenti del giornalista Fallanti, uno studio propedeutico, un approccio propedeutico alla visione di questa mostra. Perché, Giovanni? Perché si tratta di capire quali sono state le ragioni per cui Pontormo ha fatto sparire a un certo punto dalla sua pittura religiosa, qui si parla della pittura del giudizio universale, dell'affresco che lui aveva fatto nella Basilica di San Lorenzo, ed è privo dei santi classici, è privo di tutte quelle che sono le iconografie cinquecentesche che contraddistinguevano una pittura trionfalistica. Il 1527 il Sacco di Roma da parte dell'imperatore Carlo V ha rappresentato una crisi esistenziale non solo per lui, ma per lui in modo particolare, perché si è accorto di tutta la debolezza e la miseria umana anche della corte pontificia. Non ci fu solo la violenza dei soldati dell'imperatore che violentarono la città di Roma non solo metaforicamente ma anche sostanzialmente, ci fu anche la pochezza morale di Papa Clemente VII Medici, che poi nel giro di 3 anni si alleò con l'imperatore e aveva saccheggiato Roma per riportare la sua famiglia al potere a Firenze, per riportare i Medici a Firenze. Questo deve avere sicuramente contribuito a sconvolgere i riferimenti psicologici e religiosi di questo grande pittore, che poi nell'ultima, dalla metà fino all'ultima parte della sua vita, ha cercato di rappresentare la povertà di genere umano, la miseria esistenziale degli uomini come grande popolo di Dio, senza riferimenti espliciti alla Chiesa trionfante. Secondo me, Giovanni, c'è una visione molto più terragna anche della spiritualità. Non c'è l'elevazione verso l'alto che si vede nella Cappella Sistina del giudizio universale di Michelangelo, al quale si accosta spesso la visione ultraterrena del Pontormo. È vero in parte, perché chiaramente la Cappella Sistina di Michelangelo, Michelangelo come Raffaello è stato uno dei punti di riferimento di Pontormo anche per cercare di emularli, no? Se non di superarli. Poi lui si è arreso da questo punto di vista anche per le ragioni che dicevo prima e ha cambiato radicalmente impostazione. Michelangelo anche lui era repubblicano, era antimediceo, però aveva questa visione, diciamo, solenne della fede cristiana, mentre Pontormo ha una fede, diciamo, più umile, più francescana, si potrebbe dire, anche se San Francesco, diciamo così, era un riferimento, io credo, oltre che per Giotto, anche per lo stesso Pontormo. Non bisogna dimenticare, per esempio, che San Francesco, quando decide di dedicarsi alla vita religiosa e fondare l'ordine francescano, si spoglia, come sono spogliati, completamente nudi, tutti quelli che sono negli affreschi scomparsi, perché nel 1738 fu distrutto questo affresco della Basilica di San Lorenzo, come sono rappresentati in questo affresco e come Vannini ha recuperato attraverso i disegni che sono al gabinetto delle stampe dei disegni degli Uffizi, ha recuperato questo affresco della Basilica di San Lorenzo che altrimenti non sarebbe possibile vedere. Presente alla inaugurazione della mostra il professor Anchise Tempestini, al quale chiedo una domanda, faccio una domanda che può essere la conclusione del nostro servizio. Perché è importante venire a visitare questa mostra?
È importante venire a visitare questa mostra perché Pontormo, dopo Michelangelo, che secondo Vasari è il più grande, è un artista fondamentale nella storia della pittura e dell'arte a Firenze, sia per tante sue opere conosciutissime come appunto la Lunetta di Poggio a Caiano, la Visitazione di Carmignano, la Pietà di Santa Felicita, e soprattutto era fondamentale per questi affreschi del Giudizio Universale che aveva realizzato in San Lorenzo, che purtroppo andarono distrutti quasi due secoli dopo. Il merito di Alessandro Vannini da decenni è quello di avere studiato tutto questo problema sulla base dei moltissimi disegni, per fortuna, che di quegli affreschi sono rimasti nel gabinetto di disegni e stampe degli Uffizi, e di avere ricostruito tutta l'attività di realizzazione degli affreschi e poi quella della distruzione, e di avere ricostruito sulla base dei disegni appunto a colori una parte degli affreschi stessi, quindi una mostra fondamentale che non si può perdere e che ci veramente ci recupera un grande capolavoro distrutto.